Buonasera a tutti, siamo qui in Federazione questa sera per un incontro con l'Associazione Moneta Positiva. È un gruppo che si occupa di cultura e socio-economia e sono con noi stasera Fabio Conditi, esperto di banche e monete, laureato in ingegneria e fondatore di numerosi gruppi. Stefano Di Francesco, esperto di modelli economici e finanza, Galileo Ferraresi, esperto di barche e di vita, Giovanni Lazzaretti, esperto di storia della moneta e sovranità, e Roberto Caria, esperto di teologia, docente associato di teologia morale presso la Facoltà Teologica di Cagliari. Diamo ora la parola a Fabio Conditi, che si occuperà di moderare la serata e ci presenterà i vari argomenti. Prego, Fabio, a te la parola. Ok, intanto grazie Silvia, grazie a tutti di questa opportunità in una giornata un po' particolare perché veniamo da una campagna elettorale piuttosto intensa e poi domani si andrà a votare, quindi oggi è una giornata di silenzio e quindi quando Silvia mi ha proposto di fare un incontro oggi, ho detto che poteva essere una buona occasione di, diciamo, lasciar decantare un po' tutte le analisi fatte nei giorni scorsi e di cominciare a ragionare in termini culturali su quello che sta accadendo, su quali sono le problematiche, eccetera. Visto che nel nostro gruppo ci occupiamo di questo, quello di analizzare la situazione da un punto di vista proprio multidisciplinare e di cercare di capire che cosa stiamo facendo, come siamo arrivati qui e dove potremmo andare. L'idea di mettere tutti insieme in modo tale da riuscire a parlare da punti di vista diversi, mi è sembrata molto carina. Quindi vi ringrazio moltissimo anche di dedicare un sabato sera, diciamo, ad ascoltare queste cose. Allora, io ovviamente sono il presidente di questa associazione e noi ci occupiamo da tanti anni di analizzare, diciamo, la situazione economica e sociale e soprattutto cerchiamo di individuare le soluzioni per uscire dalla crisi. E abbiamo fatto molto, abbiamo fatto molti convegni al Senato, alla Camera, alla Regione Lombardia, scritto libri, articoli, insomma, quindi la nostra attività ormai da tanti anni si sviluppa in maniera cospicua e potete trovare traccia degli approfondimenti di questi temi sia sul nostro sito monetapositiva.it che sul nostro canale YouTube Moneta Positiva, dove ci sono tutti i video di tutti gli incontri fatti, delle interviste, eccetera. Siamo come associazione membri dell'International Movement for Monetary Reform, che è un movimento internazionale per la riforma monetaria che è presente in 28 paesi nel mondo. Quindi, insomma, diciamo che le idee che stiamo portando avanti non sono solo nostre, solo dell'Italia. Allora, i relatori li hai presentati tu, Silvia, insomma, sono amici più che collaboratori dell'associazione, sono le persone con cui collaboriamo di più e quindi quello che cerchiamo di fare e che cercheremo di fare stasera è quello di cercare di capire qual è il rapporto che c'è tra l'economia e la società, che è un rapporto in genere molto stretto, nel senso che a seconda del tipo di strumenti economici che usiamo, si tende a generare una società diversa, con obiettivi diversi, insomma. Quindi l'economia e gli strumenti che usiamo condizionano lo sviluppo della società. Quindi se vogliamo capire come mai oggi la società si sviluppa con delle questioni, con dei problemi irrisolti che addirittura si aggravano sempre di più, dobbiamo cercare di capire che cosa sta accadendo e perché e quali sono gli strumenti che usiamo. Uno dei classici esempi di questo discorso è il fatto che noi usiamo da tanti anni come parametro di valutazione dell'economia il PIL, ma il PIL in realtà cresce quando ci sono i terremoti, quando ci sono le guerre, gli incidenti, i crolli, le frane, le alluvioni, cioè il PIL cresce quando l'economia va male sostanzialmente e quindi una società che misura la bontà dell'economia, quindi delle scelte economiche, in funzione dell'aumento di questo parametro, sarà sempre una società che fa fatica a migliorare la qualità della vita per tutti e per i nostri figli. Se
Tant'è che nel 1968 Robert Kennedy fece un famosissimo discorso dove concluse che il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta. La società attuale purtroppo però è dominata dal concetto di PIL, di debito, e soprattutto noi perseguiamo a tutti i costi il profitto, la rendita finanziaria e non il benessere delle persone. Quindi non riusciamo ad occuparci del benessere delle persone perché siamo sempre travolti, diciamo, dalla ricerca a tutti i costi del profitto e della rendita finanziaria. Un esempio classico di questa situazione che vediamo in questi giorni estremamente drammatico è quello dell'aumento dei costi dell'energia, che non deriva dalla scarsità o dalla difficoltà di reperire le risorse, diciamo perché hanno smesso di produrla oppure abbiamo un aumento spasmodico della domanda o altro. L'aumento dei costi dell'energia dipendono sostanzialmente dalla speculazione finanziaria, che spinge le aziende che distribuiscono l'energia a guadagnare sempre di più in funzione, e quindi fanno pagare l'energia a noi molto di più di quello che la pagano loro. Quindi, per iniziare la discussione con il giusto piede, dobbiamo provare a innanzitutto definire che cos'è l'economia e quali sono gli obiettivi che l'economia si prefigge all'interno della nostra società. L'economia organizza l'utilizzo e la gestione di risorse scarse al fine di soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi. Quindi, per definizione, l'economia si occupa del benessere integrale delle persone. Ma il benessere integrale non riguarda solo il soddisfacimento dei bisogni essenziali alla sopravvivenza, ma riguarda anche e soprattutto i bisogni più immateriali, spirituali, quelli che secondo la nostra Costituzione, diciamo, permettono di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana. E quindi dobbiamo trascendere dal semplice benessere, diciamo, in senso di beni e servizi essenziali, per parlare proprio di un benessere, socio-relazionale di tutta quanta la popolazione. Quindi sicuramente l'economia deve favorire lo sviluppo umano integrale e sostenibile, in grado di coniugare la dimensione economica e spirituale dell'uomo, ma anche di favorire l'integrazione e la valorizzazione dell'ambiente in cui viviamo. Quindi, fatta questa premessa, nella quale ho cercato di delineare un po' qual è il perimetro della discussione che faremo stasera, direi di cominciare con Galileo Ferraresi, che, come dicevi, è un grande esperto di navigazione, di vita, ma lui è anche un grande appassionato di storia, sulla quale ha scritto anche diversi libri. E quindi vorrei provare con lui a fare qualche esempio storico realmente accaduto per far capire il legame che c'è tra gli strumenti, i modelli economici che usiamo e gli obiettivi, che poi vengono raggiunti dalla società. Do la parola a te, Galileo. Ci sei? Ci sente Oh, adesso? Sì. sì. Ok. Grazie, grazie Fabio. Ora, cerchiamo di dire due cose sulla moneta, su che cosa è successo sulla moneta. La prima cosa che ci viene da dire è che la moneta nasce quei 2600 anni fa. Prima il mondo è andato avanti per migliaia di anni senza moneta. Ed era un mondo dove l'economia e il benessere erano legati agli scambi. E gli scambi non erano semplicemente gli scambi fatti così grezzamente come si dice, non so, una capra per una pecora. Si usavano, ad esempio, a Babilonia si usavano i riferimenti, il kush, cioè un'unità di misura di una certa quantità di orzo. Il problema è che a un certo punto si comincia a prestare e col prestito nasce quella che è l'usura. Quella che poi diventerà l'usura, e con quella l'economia di Babilonia, ad esempio, cambia. Perché, ad esempio, abbiamo Hammurabi, che era il re di Babilonia, che durante il suo regno, per 3 volte, ordina la remissione dei debiti. Perché? Perché una società che è basata su una moneta, anche se non è moneta contante come diciamo noi oggi, ma che comunque ha un riferimento col kush, dove si fa il prestito ad usura, ecco che l'economia pian piano viene distrutta. E l'unica soluzione che avevano adottato all'epoca era la remissione del debito, cioè la cancellazione completa del debito. Provate a pensare che cosa potrebbe succedere in Italia se, ad esempio, il debito pubblico venisse improvvisamente cancellato. Ecco, una cosetta da niente, no?
Hammurabi, ad esempio, impone che a ogni morte di re tutti i debiti vengano rimessi, cioè tutti i debiti vengano cancellati, perché lo considera l'unico modo per mantenere in vita uno Stato, per mantenere in vita l'economia babilonese. Stiamo parlando di un bel po' di tempo fa. Di questo poi se ne è occupata anche la cultura ebraica, se ne è occupata la Bibbia, se ne è occupata la religione cristiana, cattolica, l'Islam. Cioè, il debito, la moneta a debito e l'usura sono le palle alpine dell'economia. Questo è quello che emerge dallo studio degli ultimi 3.000-4.000 anni di economia. Allora, diciamo allora che la moneta nasce 2600 anni fa, quasi contemporaneamente in tre posti diversi. In Cina, in India e nella Lidia, che è una zona della Turchia al confine sul mare Egeo. E lì c'è questo re Aliatte che conia una moneta di oro e d'argento, perché in Lidia nel suo territorio c'erano miniere di oro e di argento, conia questa moneta e comincia a... E quindi il mercato, diciamo, l'economia ha come riferimento un qualche cosa di oggettivamente fisico, che non è un bene di consumo, come era fino a quel momento l'orzo o altri beni che si potevano mangiare o utilizzare. È semplicemente un qualche cosa che ha un valore intrinseco, che solitamente è più o meno pari al valore di facciata, cioè il valore della moneta. Dopo di lui, quando lui muore, va sul trono il suo figlio Creso, che è famoso nell'antichità perché era una persona ricchissima. Perché? Perché emettere la moneta rendeva la famiglia del re ricchissima per il diritto di signoraggio. Dopo 4 anni arrivano i persiani e lì finisce tutta l'esperienza della moneta di quel mondo. Poi il mondo cambia, arrivano i romani, arriva di tutto, insomma. I romani, ad esempio, hanno questa si è a lungo discusso su perché i romani si siano estesi, perché l'impero romano si sia allargato fino a un certo punto, poi di colpo si sia fermato. Un motivo è semplicissimo, perché i romani cosa facevano? Pagavano i soldati. I soldati erano pagati, soldati, perché gli veniva dato il soldo. E quindi i soldati cosa facevano? Andavano, combattevano, conquistavano un territorio, si impossessavano dei beni economici che c'erano lì, dell'oro e l'argento che c'era su quel territorio. Con questi beni, con quest'oro e quest'argento, si pagavano altri soldati e Roma si allargava ancora come impero. A un certo punto arrivano sulle sponde del Reno, dall'altra parte del Reno non c'è oro, non c'è argento, la popolazione è scarsissima e anche le coltivazioni non vengono bene. E lì si è fermato l'impero romano, non aveva più la capacità di allargare il proprio potere monetario. E da lì comincia la crisi dell'impero romano. La crisi dell'impero romano che poi si sviluppa con le monete che hanno un valore di facciata che viene cambiato continuamente e poi pian piano poi si dissolverà, durerà ancora un migliaio e passa d'anni, però questo è praticamente quello che ha decretato la fine dell'impero romano. Se vogliamo parlare ancora di moneta, di che cosa ha cambiato un po' quella moneta e l'usura, mi viene in mente un re della Marsia. La Marsia è quella zona dell'Inghilterra dove c'è adesso Londra. Lì c'era questo re nel 700-750, Re Offa. Che cosa fa Re Offa? Siccome nel suo territorio c'erano una comunità di prestatori di valute, diciamo, di persone che facevano gli scambiatori di monete e che vivevano di usura, caccia gli usurai, emette una nuova moneta con una moneta d'argento con sopra stampata una stella e siccome stella nell'inglese dell'epoca si chiamava starra, da lì nasce poi la sterlina. Quindi abbiamo questa moneta d'argento che era la sterlina e che si sviluppa per 3 secoli e il regno di Offa diventa un regno importante dell'Inghilterra. Finché a un certo punto arriva dalla Normandia un certo Guglielmo il Bastardo, che con la battaglia di Hastings del 66, che cosa fa? Conquista l'Inghilterra e fa... Siccome la sua campagna era stata finanziata da un gruppo di banchieri, cioè di banchieri, di prestatori di moneta,
fa entrare questa popolazione di religione ebraica, la fa entrare in Inghilterra, fa un gran libro dove raccoglie, vengono scritti tutte le proprietà terriere dell'Inghilterra, ognuno deve pagare delle tasse in base al terreno che ha e deve pagare le tasse in moneta, ma all'epoca non c'era moneta, c'era pochissima moneta circolante in Inghilterra. E quindi questi prestatori di moneta che cosa fanno? Prestano la moneta per pagare le tasse e diventano ricchissimi. La popolazione si impoverisce sempre di più, ci sono rivolte, c'è di tutto, e la situazione va avanti per secoli, fino alla fine del 1200, quando finalmente vengono cacciati sia gli ebrei che i cambiavalute e usurai italiani, e l'Inghilterra rinasce. Perché improvvisamente ci si trovano che, sì, è vero che non hanno più tanta moneta, ma non gliene frega assolutamente niente, perché non hanno neanche più tasse da pagare. E così nell'Inghilterra del 1300, 1400 e i primi del 1500 si lavora 4 ore al giorno. Non si pagano le tasse, ci sono 100 giorni di riposo all'anno più 120 di ferie. Questa era la situazione di uno Stato praticamente moderno, perché di 1000 anni fa, di 800 anni fa, senza la moneta d'usura, cioè senza la moneta a debito. Che viveva senza moneta debito. Come vivevano? Come facevano senza moneta? Avevano inventato un sistema semplicissimo. Si chiamavano Tolly Sticks. Praticamente il Tolly Sticks è si prende un pezzo di un ramo di salice, si fanno delle tacche sopra, in modo da dire, ad esempio, cioè io ho comperato da Fabio, due pecore e il valore è di 4 sterline, e io devo a Fabio 4 sterline. Fabio prende questo, il bastone viene tagliato a metà per il lungo, in modo che ognuna delle due parti, il creditore e il debitore, abbiano le stesse tacche. E dopodiché Fabio, siccome si fida che io prima o poi che io pagherò questo debito, usa questo bastone e lo usa come moneta. Che so, da Roberto e gli dice: ecco, compro 10 kg di grano e te lo pago con questo pezzo di legno che mi ha dato Galileo. E così l'economia è andata avanti. È andata avanti fino ai primi dell'Ottocento. Perché i Tolly Sticks vengono messi fuori legge nel 1830. Quindi, con questi bastoncini di legno, che sono una moneta non a debito, ma una moneta a credito, sono una moneta che emettono le persone, non le emette lo Stato, non le emette una banca centrale, non le emette un qualchedun altro su cui si fa pagare degli interessi. Con questi bastoncini così l'economia inglese è andata avanti, ha prosperato per dei secoli. Purtroppo, dopo un paio di secoli, arriva Guglielmo d'Orange che impone la creazione della Banca d'Inghilterra, e la Banca d'Inghilterra che cosa fa? Comincia a mettere moneta a debito. Emette moneta debito e questa moneta debito deve essere pagata, tutti devono pagarci degli interessi. E quindi i proprietari terrieri si trovano che, siccome devono pagare le tasse con quella moneta che ha debito, si indebitano. Non so se avete presenti i romanzi del 1700, ma anche i film dove si parla del 1700, in parecchi si vede questa situazione dei proprietari terrieri che sì, sono nobili, hanno dei gran cavalli, hanno dei gran palazzi, ma non hanno soldi. Perché la situazione era questa, perché nel 1700 l'Inghilterra comincia a deperire economicamente, perché c'è la Banca d'Inghilterra che, con la scusa degli interessi, sta impoverendo la popolazione. Ma non impoverisce solo la popolazione, siccome presti soldi anche allo Stato, impoverisce anche lo Stato. E che cosa fa lo Stato inglese per poter pagare i debiti? Fa delle guerre. A ogni guerra, se vince, conquista qualche cosa. E con quello ci paga un po' di debiti, ma per fare la guerra ha dovuto fare degli altri debiti. E quindi così si innesca una catena che dura tutt'oggi. Pensate che agli inizi del 2000 lo Stato inglese pagava ancora gli interessi sulle guerre napoleoniche. Cioè, quindi siamo a una situazione in cui con una moneta a debito non ci si salta fuori. Neanche la Bank of England, che è stata la prima banca mondiale, banca centrale del mondo, neanche con lei si riesce a superare questo scoglio. Cioè anche lei continua ancora oggi a impoverire la sua nazione. Ci sono, diciamo,
Ci sono stati dopo almeno due casi, devo dire, di moneta positiva, di moneta non a debito, di moneta che ha fatto bene alla popolazione, di moneta che ha cambiato l'economia di una nazione. Una mi viene in mente il MEFO, fatti durante il nazismo da questo banchiere ebreo e massone, si chiamava Schacht, e questo inventa una società che non esiste, una società che alla fine era formata da quattro persone che vivevano, che lavoravano in un ufficio all'interno del Ministero dell'Economia tedesco, un ufficio con quattro persone, che aveva ufficialmente un'azienda con un nome lunghissimo, abbreviato come MEFO, e questi che cosa facevano? Emettevano dei titoli. E lo Stato tedesco che cosa ha fatto? Prendeva questi titoli e ci faceva quello di cui aveva bisogno. Ha fatto le strade, le autostrade, le case per tutti, i porti, gli acquedotti, l'istruzione. Ci ha fatto tutto quello che serviva per lo Stato e per la nazione. Pensate che in 4 anni la Germania è passata da 7 milioni e mezzo di disoccupati a zero disoccupati. Questo perché? Perché quella moneta era una moneta che non aveva controvalore, come le monete d'oro, e che non aveva debito. Era lo Stato che la emetteva direttamente e la usava per fare quello che gli serviva. Un altro esempio di moneta non a debito che ha incentivato moltissimo l'economia si è avuta in Italia. L'Italia fra il 50 e il 70, 1950 e 1970, ha avuto un boom economico incredibile. Questo boom economico è stato prodotto praticamente da una cosa semplicissima. Erano dei fogliettini di carta con su scritto: io, Galileo Ferraresi, pagherò a Fabio Conditi la somma di lire 10.000. E Fabio Conditi, siccome si fidava di me, prendeva il fogliettino di carta, andava da Roberto e gli diceva: tieni, io adesso compro una macchina da te e te la pago con queste cambiali, anche con questa cambiale che mi ha dato Galileo. Ecco, con questo gioco della cambiale, che era praticamente una moneta a credito, che ogni cittadino creava, che ogni cittadino poteva inventare la cambiale, il valore della cambiale, si è avuto il boom economico. Poi, siccome le cambiali non rendevano alle banche, le banche praticamente hanno cominciato a non ricevere più, a non scontare più le cambiali, come le cambiali anche gli assegni, ma a volte si usavano gli assegni postdatati, dopo sono diventati fuori legge. Va bene. Comunque, tutta questa moneta a credito è stata una moneta che ha permesso a tanti stati e a tante situazioni diverse di avere dei boom economici, di avere delle situazioni economiche favolose. L'ultima che abbiamo fatto è stato il 110%, ma di questo penso che ne parlerà qualcun altro. Magari proviamo anche a spiegare la differenza tra moneta positiva e moneta debito, perché magari per chi non è avvezzo. Allora, la differenza sostanziale è che la moneta a debito è una moneta che chi la crea la può solo prestare al sistema economico e poi deve essere restituita a chi l'ha creata con gli interessi. Questo è il Certo. meccanismo del sistema al debito. Quindi, diciamo, è piuttosto problematico perché se io creo 100 e chiedo indietro 105 e uso solo la moneta a debito, io ho un sistema che cresce il debito più di quanto è la moneta che viene generata. Quindi automaticamente tutto il sistema si indebita. La moneta positiva invece è una moneta che è creata o dai cittadini o dallo Stato, ma che ha un corrispettivo in termini di beni e servizi perché viene spesa nel sistema economico e quindi per creare questa moneta c'è bisogno che qualcuno abbia creato beni e servizi corrispondenti a questa moneta. Okay, è corretto? Esatto. E questa è la differenza sostanziale. Quindi non è possibile con la moneta positiva creare moneta senza avere un corrispettivo in beni e servizi, mentre con la moneta a debito io posso prestare i soldi a qualcuno che in realtà non produce niente, ma fa solo speculazione finanziaria o di qualsiasi altro genere perché fa attività diciamo, di rendita su quell'investimento lì. Allora, intanto grazie Galileo per l'excursus e passerei adesso la parola a Don Roberto Caria, che come abbiamo detto è professore di teologia morale sociale, mi pare, giusto? Buonasera a tutti. Ciao. Allora, io potrei apparire come il pesce fuor d'acqua di questa discussione, perché cosa c'entra la teologia
con le cose che si stanno dicendo, soprattutto con la moneta. In estrema sintesi, c'entra perché la teologia raggiunge la sua pienezza quando si fonda su una sana antropologia. E una sana antropologia comporta, tra le varie cose, la ricerca di un benessere integrale, come ha ben spiegato Fabio poco fa, che riguarda tutti i bisogni della persona, che appunto non sono solo bisogni materiali, bisogno di soddisfare determinate esigenze, ma sono bisogni relazionali. Spirituale vuol dire questo, non è una, spirituale non significa un qualcosa di chiuso nell'intimità della propria coscienza, è anche questo, ma quanto quella intimità poi diventa capacità di relazioni vere, autentiche e oneste nella propria vita, fino al fatto che la teologia ti invita a riflettere come la realtà più alta e più nobile della tua vita è la capacità di amare. E questo può sembrare già un discorso che sfocia nel sentimentalismo, ma non lo è. Però per stare sulle questioni ancora del legame tra l'antropologia e la teologia, e perché la teologia si interessa di moneta, e perché il magistero sociale della Chiesa Cattolica, che è la declinazione della riflessione teologica cattolica, cioè un discorso su Dio, sulla rivelazione e quindi anche sul figlio di Dio fatto uomo, per cui si incarna condividendo la pienezza di umanità che c'è in ognuno di noi. Cosa significa allora che una sana antropologia è legata alla teologia? Significa appunto questo che dicevamo, questo che Fabio ha già introdotto e che Galileo poi ha spiegato entrando nel merito della storia della moneta, di una moneta positiva e dei danni che invece una moneta debito fa, ma non soltanto guardando agli effetti di questa diversità dell'uso di uno strumento come la moneta, che in sé è un mezzo di scambio e dunque in quanto mezzo di scambio è sempre frutto di una convenzione tra gli uomini. Il culmine della teologia cattolica che abbiamo in Sant'Agostino e San Tommaso fondamentalmente riprende tutta una tradizione di pensiero filosofico di Platone e di Aristotele, che già sui temi dell'usura si era espressa in modo molto chiaro, cioè si era espressa nei termini per cui una moneta a debito diventa uno strumento antieconomico. Dunque l'usura è immorale e una moneta a debito diventa immorale non semplicemente per una legge religiosa esterna, quanto perché già in se stessa quel tipo di moneta causa danni all'economia. L'economia stessa non può prosperare, nel momento ovviamente in cui pensiamo che l'economia è la ricerca di un benessere per tutti, non per qualcuno o per una ristretta elite e tutti gli altri che poi dipendono da questa ristretta elite. Per cui il magistero sociale della Chiesa cerca di applicare volta per volta, secondo il volgere dei tempi, secondo quello che accade nella storia, cerca di declinare questi principi teologici e antropologici nella realtà dei fatti. E noi siamo circa 130 anni che il magistero sociale della Chiesa cerca di esplicitare nella realtà seguita la rivoluzione industriale, soprattutto quella dell'Ottocento, cerca di esplicitare i danni che un certo tipo di uso della moneta, che appunto essendo una convenzione, essendo un numisma, come poi spiegherà in modo molto più completo anche Giovanni Lazzaretti, essendo una convenzione, è una convenzione che gli uomini cercano per una giustizia sociale, cioè perché per favorire gli scambi. Allora, la teologia ha bisogno di una sana antropologia che si raggiunge con quella che lo stesso Aristotele chiamava la recta ratio, cioè la ragione naturale stessa ci porta a capire che ci sono degli strumenti come quello della moneta che, perché sia a vantaggio di tutti, deve essere usata in un determinato modo. Ora, il modo attraverso il quale nel corso della storia, come ci è stato spiegato, la moneta viene usata e nasce come un debito, che poi cresce esponenzialmente, come Fabio ha ricordato, è uno strumento che non è soltanto ingiusto perché arricchisce pochi e rende poveri gli altri, ma perché è antieconomico, proprio in questo senso, perché alla fine, come magistralmente spiega Ezra Pound anche nella sua poesia sull'usura, alla fine distrugge
la cosa più importante dell'economia, che è il lavoro umano, e il fatto che l'uomo, ogni uomo e ogni donna nel lavoro applica le sue qualità, le sue competenze, le sue passioni, la sua arte, il suo desiderio non solo di produrre un artefatto utile, ma di produrre uno, chiamiamolo anche uno strumento artistico, che ti ponga in relazione con gli altri, secondo non soltanto una dimensione dell'utile, ma del fine della vita politica, che è quella di costruire anche sane relazioni di amicizia. E può sembrare strano per diversi motivi, e non entro nel merito del magistero attuale, però anche questo Papa ha sentito l'esigenza di scrivere un'enciclica sulla una virtù sociale, qual è l'amicizia civica. Poi sui modi con cui questa amicizia civica debba essere costruita, su questo, e noi stiamo in qualche modo parlando di questo, perché cercando e discutendo di una moneta, chiamiamola sana, in quanto nasce senza debito, valorizza il lavoro, crea e favorisce la proprietà per tutti, non la concentrazione in poche mani, e beh, questo è già uno strumento in sé, non solo economico, ma anche morale, proprio perché favorisce il bene di tutti. Da 130 anni la Chiesa, con il suo magistero sociale, entra nel merito non delle questioni tecniche dell'organizzazione politica ed economica. Quindi in questo è stato ribadito, ed è giusto dirlo, almeno a livello, diciamo così, di magistero, di teoria, che la Chiesa non ha un progetto sociale che significa politico ed economico definito, nel senso che si deve realizzare quel modello sociale. Ha dei principi che devono animare qualunque costruzione sociale. Ora, la moneta positiva contiene in sé tutti i principi per una sana economia, e dunque in questo senso anche il magistero della Chiesa la valorizza, condannando, come è stato fatto soprattutto da Leone XIII e da Pio XI, quella usura divoratrice che alla fine svuota le relazioni sociali della finalità più alta dal punto di vista economico, che è la ricerca da parte di ciascuno di realizzarsi nel lavoro, che ha una dimensione oggettiva ma anche una dimensione soggettiva, come ben sappiamo. E infatti la prima enciclica sociale, la Rerum Novarum, nasce nel momento in cui si crea uno squilibrio nella questione operaia, in quanto, come dice proprio l'inizio della Rerum Novarum, si crea una fortissima conflittualità legata all'accumulo della ricchezza in poche mani e a una più larga estesa della povertà, e questo crea dei fenomeni turbolenti che poi possono essere a rischio usati o da un estremo del liberismo o da un estremo del socialismo, come dice, da un punto di vista ideologico, non più come un tentativo di risolvere nel concreto la situazione di squilibrio sociale, quanto semplicemente per favorire una conflittualità che poi non porta da nessuna parte. E parlando di questo, al numero 2 proprio della Rerum Novarum, quella che è considerata la prima enciclica sociale moderna, perché anche nel passato il magistero della Chiesa si è espresso sulle questioni sociali. Proviamo a pensare, faccio solo un esempio, se ne potrebbero fare tanti. Ci sono diversi concili del 1100 e del 1200 che condannano gli usurai notori, che addirittura non potevano ricevere le esequie ecclesiastiche, e questa condanna così grave, dunque fino a negare le esequie ecclesiastiche, anche la comunione durante l'Eucaristia, significava che si riconosceva in questa figura dell'usuraio notorio, quello che era conosciuto appunto come il prestatore a debito e ad alto interesse della moneta, come uno che distruggeva i legami sociali, come uno che creava disordine nella vita politica, economica e lavorativa della società, e dunque era una realtà da essere affrontata anche in questo modo così severo. La Rerum Novarum inizia un percorso nuovo, un approccio nuovo a problemi nuovi, Rerum Novarum appunto, in quanto si era verificato un cambiamento grosso con le rivoluzioni industriali, e riconosce che in questa conflittualità che nasce tra padroni e operai accrebbe il male. Leggo una frase dal numero 2 della Rerum Novarum:
accrebbe il male di questa conflittualità, una usura divoratrice che, sebbene condannata tante volte, continua lo stesso sotto altro colore. È camaleontica questa realtà di un uso di una moneta debito nel corso della storia. E un po' Galileo ce l'ha fatta riconoscere come è un po' fluttuante nel corso della storia, finché nell'epoca moderna, poi con la nascita delle banche centrali, tutto questo viene trattato in un modo ancora più sistematico. E dunque, sebbene condannata, questa usura divoratrice continua lo stesso sotto altro colore a causa di ingordi speculatori. Si aggiunga poi che il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto una all'infinita moltitudine dei proletari un giogo poco meno che servile, che poi 40 anni dopo queste parole saranno riprese anche dalla quadragesimo anno di Pio XI, che entra nel merito nel commentare le cause e gli effetti di quel crollo della borsa del 29, che viene riconosciuto in quel frangente essere causato ancora una volta da questo uso distorto dello strumento che possiamo dire fondamentale alla fine all'interno degli scambi economici, che è la moneta, come ben è stato spiegato e ancora verrà spiegato. Io mi avvio alla conclusione di questo mio intervento ricordando ancora un riferimento molto attuale, anche se scritto 90 anni fa, ma siccome è stato scritto proprio nel 1931, subito dopo, pochi anni dopo il crollo della borsa del 29, vedendone anche la devastazione sociale che tutto quello aveva causato e che avrebbe causato anche negli anni seguenti, Pio XI scrive una definizione, o meglio scrive un commento al ruolo che lo Stato è chiamato ad avere nei confronti dell'uso della moneta e degli scambi economici. Credo che sia che abbia molti elementi di riflessione questo riferimento di Pio XI. Faccio in sintesi, dico le cose essenziali che si trovano nel numero 109 della quadragesimo anno, perché questo numero 109 dice che tra le più gravi conseguenze, tra le più funeste conseguenze dello spirito individualistico in economia, la moneta a debito è in funzione di uno spirito individualistico, non più collaborativo nell'economia. E infatti è a vantaggio di pochi, quelli che sanno gestire o speculare attraverso quel tipo di moneta. La moneta positiva non consente di entrare in giochi d'azzardo della speculazione, perché è tutta concentrata nel favorire la produzione, lo scambio, il lavoro. Invece lo spirito individualistico che cosa causa? Dice la più grave delle conseguenze è l'abbassarsi della dignità dello Stato. Cioè lo Stato perde la sua dignità nel momento in cui cade nelle mani, o meglio nel momento in cui lo Stato si fa servo delle ambizioni umane e servo di coloro che gestiscono la speculazione finanziaria. Mentre è lo Stato che avrebbe il compito, occupandosi del bene comune, di mettere in qualche modo sotto controllo anche questi ambiti che sfuggono poi da una giustizia sociale che sia aperta a tutti. Allora, questo numero 109 ci dice che l'abbassarsi della dignità dello Stato avviene quando esso si fa servo docile delle passioni e delle ambizioni umane, soprattutto dell'ambizione, della cupidigia, della ricchezza, dell'accumulo in poche mani di enormi ricchezze, come oggi, per cui abbiamo alcuni che hanno accumulato ricchezze superiori a quelle che ha uno Stato, e questo è uno squilibrio impensabile e inaccettabile da un punto di vista della teologia morale. Mentre, libero da ogni passione di partito e intento solo al bene comune e alla giustizia, lo Stato dovrebbe assidersi come sovrano e arbitro delle cose, quindi non dovrebbe permettere quello che accade anche oggi, cioè che la speculazione poi vada ad aggredire il lavoro di tanti, vada a distruggere la produzione, le piccole aziende come il tessuto produttivo italiano che ben conosciamo, che viene aggredito anche dalla follia speculativa di oggi. Per di più, e chiudo, nell'ordine delle relazioni internazionali, da una stessa fonte sgorgò
una doppia corrente, dice ancora Pio XI nella quadragesimo anno numero 109, scritta 90 anni fa, ma ripeto, a mio avviso ha molti elementi di attualità per cui meriterebbe essere letta e approfondita. Allora, come le relazioni internazionali si trovano disordinate, per cui da una stessa fonte sgorgò una doppia corrente? Perché da una parte l'imperialismo economico e dall'altra l'internazionalismo bancario o imperialismo internazionale del denaro hanno creato e abbassato la dignità dello Stato, perché la patria dov'è? Non è più la patria dove tu sei nato, dove sei chiamato a rispettarne le leggi, a collaborare, a far crescere, aprendoti certo all'accoglienza di una diversità e di un'altra patria nella collaborazione, ma prima di tutto lavorando per il bene del luogo dove tu nasci e amando la tua patria. Ma l'imperialismo internazionale del denaro ha creato il fatto che la patria è dove si sta bene, cioè la patria è, dice Pio XI, dove tu puoi crearti la tua patria, perché lì puoi arricchirti, o perché magari lì non paghi le tasse o puoi pagarle meno, e magari perché lì hai dei vantaggi che ovviamente sono riservati a pochi e non sono a vantaggio dei più. Ecco, mi pare che questi riferimenti che ho preso sia dalla Rerum Novarum che dalla quadragesimo anno ci diano così qualche spunto di riflessione per cogliere in che senso la teologia e la teologia morale si occupano delle questioni della moneta e delle questioni di cui stiamo trattando stasera. Grazie per la pazienza. Grazie Roberto. Intanto volevo provare a fare un collegamento con quello che sta avvenendo oggi, di quello che dice Roberto. La vicenda del super bonus diciamo ha evidenziato proprio questa diversità. Il credito d'imposta cedibile del super bonus per la prima volta dà allo Stato la possibilità di avere uno strumento che è molto simile a una moneta, che permette di finanziare l'economia reale senza indebitarsi, cioè lo Stato per la prima volta non ha emesso titoli di Stato per poter finanziare, diciamo, l'edilizia in questa misura di agevolazione come faceva nel passato. E quindi questa è la diversità, cioè se io Stato mi devo indebitare sui mercati finanziari ovviamente sarò sottoposto ai ricatti di questi mercati che attraverso lo spread e il rendimento mi imporranno le loro logiche e le loro politiche. Se invece emetto una moneta che non devo chiedere a nessuno, come è il credito d'imposta, ovviamente non sono più ricattabile e quindi posso pensare al benessere delle persone. Questo è uno dei motivi per cui probabilmente Mario Draghi è arrivato, ha dovuto sostituire Conte per evitare che lo Stato cominciasse ad emettere una moneta che non corrispondeva agli interessi, diciamo, della finanza internazionale. Proviamo, visto che adesso abbiamo parlato di questo, a parlarne anche con Giovanni, perché Giovanni è esperto di una materia che ha inventato lui. È una delle poche personalità al mondo che invece che essere esperto di una materia che esiste, ne ha inventata una di sana pianta, e quindi dici un po' di che cosa stiamo parlando. Ti sentiamo. Allora, io non è che ho inventato niente. Se mi dite che ho codificato qualcosa che esisteva, questo è vero. Nel senso che ho fatto il copyright di un termine che vado a raccontarvi. Allora, quando uno inizia a studiare moneta, gli sembra di studiare un ramo dell'economia. Ma dopo un po' si accorge che non è esattamente così. Man mano che comincia a confrontarsi con testi che parlano della moneta in una maniera insolita, capisci che c'è qualcosa che stride. Quindi io ho cominciato 25 anni fa. Mi sono azzardato a scrivere qualcosa nel 2008, qualcosa di pubblico, e a parlare nel 2012, perché parlare è più pericoloso che scrivere. Scrivere puoi replicare con calma, mentre quando sei in una conferenza con della gente che può fare domande libere, o sei pronto o vieni steso. Quando facciamo queste conferenze, tutte le presentavano come conferenze di economia, ma non è così. Io parlavo di moneta, mentre l'economia lavora sulla moneta già emessa. Io la volevo studiare all'atto dell'emissione. E allora venne in mente la parola nomisma, che è quella che usa Aristotele, che probabilmente è l'ultimo che ha fatto filosofia della moneta. Allora chiamiamola nomismatica invece che economia.
per capirci, ma la gente equivocava e traduceva la nomismatica in numismatica, che è tutta un'altra cosa. E allora è venuta la voglietta di dire: lo facciamo come una specie di logo, la scriviamo in minuscolo, nomismatica, mettendo una O maiuscola in seconda posizione, quindi nomismatica, in maniera che tutti vedevano che non era la numismatica, ok? Ma era una cosa nuova. Nuova ma vecchia, cioè riprendevo cose di altri, però l'abbiamo codificata, cioè adesso c'è il copyright su questa parola, quindi è stato depositato, quindi la nomismatica, la definizione è questa, la parola nomismatica definisce la disciplina logico-matematica che studia la moneta all'atto dell'emissione. Questa è la definizione sintetica. Però nel fare questo copyright c'era un testo abbinato che descriveva un po' che cosa era rigorosamente, intanto specificava appunto in minuscolo con la O maiuscola, eccetera, che non è quindi un ramo dell'economia, ma pretende di essere la condizione al contorno dell'economia stessa. Permeare l'economia in ogni suo passo, diventando lo strumento con il quale essa può raggiungere i suoi obiettivi. Quindi nasce dal nomisma di Aristotele e per ogni metodologia di emissione di moneta la nomismatica pone sempre 7 domande, che sono tante perché normalmente uno sulla moneta che usa non si pone nessuna domanda, la usa e basta. Allora la moneta da chi è emessa, come è emessa, quanta ne è emessa, quando è emessa, perché è emessa, per chi è emessa, e fino a quando è emessa. Queste sono le 7 domande che bisognerebbe porsi ogni volta che uno si trova di fronte a un'emissione monetaria. Quindi la moneta che noi usiamo è semplicemente la moneta come noi la conosciamo, non è la moneta in assoluto. La moneta può essere pensata in modi diversissimi e i bastoncini intagliati che ha descritto Galileo sono appunto una moneta così diversa da quella che conosciamo che fa capire che la fantasia può essere molto ampia. Quindi non è economia. L'economia sappiamo che cos'è, la numismatica pretende di esserne la condizione al contorno, un po' come la matematica fa la condizione al contorno per la fisica. Quindi cosa diceva Aristotele? Certo, ci deve essere un'unità, ma questa c'è per convenzione, perciò si chiama nomisma, perché è questa che rende tutte le cose commensurabili, tutto si misura in nomisma. Ha il nome nomisma perché non esiste in natura ma per nomos, cioè per legge, e perché dipende da noi cambiarne il valore o renderla senza valore. Quindi uno che studia economia all'università dà la moneta per scontata, anzi è così netto, si leggono frasi di questo tipo, è già stato scritto così tanto sulla moneta che fra coloro che dedicano la loro attenzione a questo argomento soltanto chi si è accecato dal pregiudizio può ignorarne i veri principi. E la realtà è diversa, i principi della moneta sono proprio sconosciuti. E il nostro compito con la numismatica è proprio quello di studiare questi principi e di evidenziare che stiamo vivendo in un mondo di moneta sbagliata, cioè la moneta debito che ha grandi difetti e ha il difetto base che ho codificato in una frase che leggo sperando di farla memorizzare, poiché l'ente, ricordiamoci, tutte le monete, che siano banconote, che sia un prestito bancario, qualunque metodo che vedete di emissione, escluso il superbonus, che è il primo accenno di una moneta diversa, poiché l'ente che emette il denaro è il medesimo ente che presta quel medesimo denaro a interesse, il debito del mondo per motivi matematici e non per la buona o cattiva volontà dei popoli è impagabile. La moneta debito che noi conosciamo ha questo esito, un debito impagabile. Quindi il suo primo difetto è essere moneta debito. Il secondo difetto è quello di essere emessa quasi interamente da banche private, di essere emessa quasi tutta per la finanza e non per l'economia, e di unificare 3 funzioni che dovrebbero essere divise, cioè misura del valore, riserva di valore e mezzo di scambio, sono unite nella moneta come noi la conosciamo. Ma se uno ha vissuto qualche esperienza di camera di compensazione, capisce ad esempio che la riserva di valore è una cosa completamente diversa, quando la puoi spendere esclusivamente nel circuito monetario in cui sei inserito.
non ha incentivi a spendere, cioè chi ce l'ha non è obbligato a spenderla. E quindi il fatto che alla fine la presti e la presti a usura è la tentazione più forte. È sempre scarsa per il lavoro, è sempre abbondante per la finanza ed è merce. Quindi quando si dice che la moneta attacca la proprietà, non l'attacca in generale. Dobbiamo specificare che la moneta, come noi la conosciamo, attacca la proprietà di chi ha bisogno di lavorare per vivere, mentre non attacca la proprietà di chi vive di rendita. Quindi privilegia il redditiere rispetto al lavoratore, come struttura matematica. Poi un secondo obiettivo della numismatica è quello di spiegare perché siamo riusciti comunque a vivere un periodo d'oro in Italia. E quando dico periodo d'oro, per il mio paese era l'operaio monoreddito con due figli che comprava casa con i suoi soldi, senza mutui. Ma è anche la mia situazione del momento in cui mi sposo, in cui il rapporto tra l'affitto di casa e il mio primo stipendio è 1-9. Provate a immaginarlo adesso che stipendio bisognerebbe avere per avere un rapporto 1-9 con l'affitto di casa. Quindi si studiano anche cose che non, pur avendo accettato la moneta debito, perché la lira era moneta debito come tutte le monete, metteva però in atto dei correttivi che consentivano a chi lavorava di avere una esistenza dignitosa, più che dignitosa. Il terzo obiettivo è quello di definire monete nuove e quindi l'esperienza del super bonus, castrata, ostacolata, tutto quello che volete, ma è stata una delle prime esperienze vissute di un qualcosa che può diventare moneta senza essere moneta debito. Quindi questo è il percorso. Queste cose che vi dico le ho messe anche in un corso che c'è su internet e che è il miglior corso di numismatica esistente, perché è l'unico e quindi non ha concorrenti per ora. Quando nasce il secondo mi metto volentieri all'ultimo posto invece che al primo, ma qui per adesso c'è questo, lo si trova digitando la numismatica e salta fuori. Quindi stiamo attenti, non diamo la moneta per scontata. La nostra moneta è brutta e noi non la pensiamo, la diamo per scontata. Cominciamo a pensarla, a rifletterci sopra e ci verranno in mente delle soluzioni nuove, diverse, per il benessere delle persone, per il benessere di chi lavora o chi il lavoro non lo trova più. Chiudo con una cosa tratta da un vecchio numismatico che si chiama Normanno Malaguti, che possiamo dire che è vecchio perché l'età è alta. Aveva pubblicato un libro che si chiamava La moneta debito e questo finiva con uno strano dialogo tra lui e un personaggio che chiamava l'alieno. E questo alieno gli dice: si ricordi che lei non è solo nella sua caccia alla verità. La verità corre più veloce di noi. Noi la inseguiamo e lei ci sfugge, ma non ci è nemica. Vuole essere inseguita, vuole essere raggiunta, ma non da uno solo. Per catturare una che corre più veloce di noi c'è un solo modo. E lui risponde: bisogna circondarla, sì, circondarla, braccarla da ogni lato, lei, io, tanti altri, a braccare la verità sempre più da vicino, in un cerchio sempre più stretto e mai da soli. Ecco, quindi questa rete di persone che collaborano, anche se fisicamente ci vediamo pochissime volte, penso che sia un cerchio attorno alla verità che va contenuta lì. Quando hai fissato un recinto attorno alla verità non l'hai raggiunta del tutto, ma sai almeno che tutto ciò che è fuori dal recinto sono balle, bugie che ci vengono raccontate per farci rimanere un po' sudditi, un bel po'. Grazie. Grazie Giovanni. Adesso facciamo l'ultimo passaggio, poi dopo magari cominciamo con le domande, con Stefano Di Francesco. Lui è il vicepresidente di Moneta Positiva e con lui arriviamo ai tempi nostri. Lui è laureato in economia, è diciamo trader finanziario, quindi conosce la finanza come le sue tasche e quindi ci può illustrare non solo quali sono le problematiche oggi, i problemi impellenti da risolvere, ma soprattutto quali sono le soluzioni che possiamo implementare in modo tale da risolvere questi problemi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. No, io la cosa principale che vorrei dire è che la moneta è fondamentale per determinare l'andamento di un sistema economico e quindi la crescita sia in termini produttivi che in termini di benessere di una società. Oggi sappiamo che quello che
la moneta, tutta la moneta che è praticamente presente nel sistema, quasi tutta, è moneta che viene generata, prodotta, creata dal sistema bancario. Ma questa non è una cosa che accade solo nei nostri giorni. Basta pensare, per esempio, alle grandi crisi che ci sono state negli ultimi 100 anni, cominciando da quella del 29, passando per quella del 2007. Cosa hanno in comune queste crisi? Ci hanno in comune il fatto che hanno come base l'avidità delle persone, o meglio, l'avidità dei banchieri. Allora, nel 29 come si genera la crisi? Si genera dopo un periodo di crescita dei corsi azionari, per cui c'è una forte domanda di investimento da parte della popolazione. Nel 29 però siamo nel gold standard, che è un sistema che di fatto dovrebbe limitare la quantità di moneta in circolazione in rapporto al loro presente nei caveau delle banche centrali. Quindi, ma cosa cominciano a fare? Le banche cominciano ad accettare come garanzia, come collaterale, i titoli azionari, perché i titoli azionari salivano in continuazione. Quindi i titoli azionari salgono in continuazione, le banche li prendono come garanzia e creano loro stesse moneta. Quella stessa moneta finisce nuovamente per essere investita sui titoli azionari. Nel momento in cui questi titoli cominciano ad avere problemi, inizia a diminuire il valore delle garanzie, le banche chiamano i clienti per rientrare dalla posizione, i clienti cominciano a vendere le azioni liberandosi di quelle che avevano, e c'è un crollo verticale del corso della borsa di Wall Street, e c'è il fallimento di decine di banche negli Stati Uniti. Veniamo ai giorni nostri, siamo al 2007-2008, cosa è che cambia rispetto al 1929? Cambia semplicemente il sottostante che funge da garanzia. Nel 29 erano i titoli azionari che salivano da tanto. Nel 2007-2008 le garanzie sono rappresentate dai contratti di mutuo stipulati con degli acquirenti che negli Stati Uniti venivano definiti come subprime, cioè persone che avevano un indice di affidabilità piuttosto basso. Nel momento in cui sulla base di questi subprime si costruiscono una serie di obbligazioni, poi su queste obbligazioni si costruiscono delle assicurazioni, quindi si crea un castello di carta sopra questi mutui, che in realtà non sono una cifra gigantesca, sono 400 miliardi più altri 150 miliardi di prestiti concessi per crediti su carta di debito ai subprime. Ma in realtà rispetto ai 120-130 mila miliardi complessivi di impieghi che ci sono al mondo, sono pochissima cosa. Eppure questi pochissime centinaia di miliardi fanno sì che alcune banche vengano spazzate via, come Lehman Brothers, Bear Stearns, e ci siano salvataggi statali, le banche centrali sono costrette a mettere quantità di moneta che non si erano mai viste per salvare il sistema bancario. È bastato un piccolo scricchiolio nel sistema per far saltare tutto, bloccare la circolazione della moneta, gente che aveva soldi investiti in fondi e che non sapeva più quanto valessero, perché non erano più in grado di prezzarli, tanto erano complesse le costruzioni finanziarie che avevano regolato. E tutto questo era nato però in positivo, perché si diceva che con la finanziarizzazione dell'economia, quindi con lo sviluppo, si sarebbero riusciti a ridurre i rischi e a suddividere i rischi tra i vari operatori. Invece questo non ha fatto altro che traslare il rischio dal sistema bancario a quelli che poi acquistavano invece i prodotti, che erano anche fondi pensione, assicurazioni, altre banche. E quindi è un meccanismo che si è annodato su se stesso. Veniamo ai giorni nostri. Oggi non abbiamo più la creazione di moneta da parte del sistema bancario sulla base dei mutui subprime o comunque sia legata all'immobiliare, ma abbiamo sostituito queste con i titoli di Stato. Quindi i titoli di Stato fungono da garanzia per ottenere nuova liquidità da parte del sistema bancario, una liquidità che poi finisce investita sui mercati azionari, quindi aumenta i corsi di tutto quello che noi vediamo, quindi dalle commodity, dalle materie prime, azioni, obbligazioni, sale tutto. Qual è il punto debole di questo che stiamo vivendo oggi in pratica? È che sono stati messi a tassi bassissimi. Adesso con il rialzo dei tassi, tutte queste obbligazioni che sono state messe negli ultimi 12 anni andranno vendute, perché di fatto non riusciranno neppure a coprire i costi dell'inflazione. E quindi questa cosa sta creando adesso una vendita e una perdita simultanea, cosa che non capita mai di fatto, sia dei mercati azionari che di quelli obbligazionari. Cioè c'è una corsa a liquidare le posizioni.
Probabilmente non siamo ancora arrivati al momento in cui ci sarà un crash di quelli immediati che poi si ricorderanno sui libri di storia, ma la direzione è quella, perché se da una parte si rialzano i tassi per contenere l'inflazione, ed è una politica sbagliata, perché l'inflazione in questo caso sappiamo che non dipende dall'eccesso di moneta nel sistema, quanto piuttosto da una crisi energetica creata a tavolino. Quindi non è un'inflazione che io posso in qualche modo correggere cercando di limitare, alzando i tassi e limitando i prestiti da parte del sistema bancario. In questo caso non sono i prestiti che hanno creato la bolla sul mercato, ma è stata una crisi energetica. Quello che ci aspetta quindi probabilmente è una crisi molto più grande di quella che c'è stata anni fa. Il succo qual è? È che la moneta a debito, la moneta creata con dietro un sottostante che è rappresentato da mutui e cose del genere, è una moneta che non stabilizza l'economia e anzi la finanza, e la porta a crisi cicliche che poi sono devastanti, perché da un lato impoveriscono le persone e dall'altro favoriscono la concentrazione di ricchezza che mai come oggi è stata così evidente. Basti pensare che le quattro più grandi società americane che gestiscono di fatto e controllano quasi tutte le grandi società chiave nel mondo gestiscono qua 24-25 mila miliardi, e sono BlackRock, Wellington Management, State Street e Vanguard, società delle quali non si sa chi in realtà ci mette i soldi, ma sono quelle che controllano l'informazione, le banche, le industrie farmaceutiche, tutto quello che ha a che fare, ovviamente l'alimentare, l'energia, tutto quello che è quotato in borsa nel mondo occidentale è controllato da queste quattro grandi società. Ma mi fermo qua. Abbastanza fragile, già. Ok. Io chiudo solo tutta la questione, volevo farla fare a te Stefano, ma me l'hai lasciata. Diciamo che la buona notizia è che non è difficile trovare nuovi strumenti per finanziare l'economia alternativi alla moneta a debito. Noi ne abbiamo individuati sostanzialmente tre. Uno è il pluricitato super bonus, cioè il credito d'imposta cedibile, che non deve essere pensato solo utilizzato per l'edilizia come viene usato nel superbonus, ma pensate all'utilizzo per costruire un ospedale, costruire una strada, realizzare davvero opere a vantaggio della collettività. Poi il secondo strumento è sicuramente una banca pubblica, perché la banca pubblica, come fanno le banche private, può creare denaro e finanziare l'economia reale direttamente, come avviene ad esempio in Germania, che ha più del 50% delle banche pubbliche, quindi svolge questa funzione egregiamente. Ma l'ultimo strumento è una sorta di monetizzazione del debito pubblico, cioè la creazione di conti di risparmio, dove noi cittadini possiamo, depositando dei soldi, in qualche modo comprare i titoli dello Stato, ma in una forma liquida che ci permetta anche di scambiarceli tra di noi come una vera e propria moneta. Questo meccanismo permetterebbe di evitare allo Stato l'obbligo di andare a finire di chiedere soldi in prestito dai mercati finanziari, e permetterebbe quindi allo Stato di riportare il debito pubblico all'interno dei confini nazionali, di fare un po' come fa il Giappone, che ha un grandissimo debito pubblico ma è detenuto dai suoi cittadini, quindi dalle istituzioni dello Stato, e quindi non ha particolari problemi a gestirlo. Io mi fermerei qui, perché penso che abbiamo fatto una carrellata piuttosto ampia. Concludo solo dicendo che solo con una moneta positiva, quindi non prestata che dobbiamo restituire, ma una moneta che può essere spesa nell'economia, possiamo effettivamente realizzare il benessere per tutti, un benessere equo e sostenibile, perché non essendoci la necessità di restituirla, possiamo davvero utilizzarla per aumentare il benessere senza doverci preoccupare necessariamente del profitto, della rendita finanziaria o di quelli che chiamano investimenti produttivi, perché in realtà stiamo investendo nella nostra società, nel benessere delle persone, e quindi è il modo migliore di usare lo strumento monetario.